Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Come sempre, questa è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati su Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Parliamo come sempre di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono aver impattato gli investimenti e la nostra vita sociale. Ne parliamo in maniera distaccata, come sempre dando numeri e non sensazioni. Cominciamo subito. Tra le notizie più importanti della settimana, secondo me la prima è quella che venerdì 1 aprile i rendimenti dei titoli di Stato americano hanno ripreso a salire quando una parte fondamentale della curva dei rendimenti dei famosi Treasury USA si è invertita ancora una volta sulla scia di segnali di inflazione persistente, mentre il calo dei prezzi del petrolio ha chiuso la settimana con il calo settimanale più marcato degli ultimi due anni. I dati statunitensi pubblicati venerdì hanno mostrato che il mercato del lavoro americano ha aggiunto 431.000 nuovi posti di lavoro a marzo e il tasso di disoccupazione è sceso al 3,6%, continuando una forte corsa delle assunzioni, che ha lasciato aspetti chiave del mercato americano poco diversi da dove erano prima della pandemia Covid-19. Con la crescita economica degli Stati Uniti così solida e l'inflazione tre volte superiore all'obiettivo del 2% della Federal Reserve, gli investitori si aspettano aumenti dei tassi di interesse quest'anno. I rendimenti dei Treasury che si sono ritirati all'inizio della settimana quando gli aggiustamenti del portafoglio hanno stimolato la domanda di obbligazioni sono aumentati di nuovo questo venerdì, provocando l'inversione per la terza volta della famosissima curva dei rendimenti osservata da vicino. Questa curva è famosa perché una sua inversione, appunto l'inversione della curva dei rendimenti, quando i rendimenti a breve termine salgono al di sopra di quelli a lunga scadenza, è vista come un presagio di una recessione nei prossimi 1, 2 o 3 anni. Una seconda notizia a mio parere importante è che l'autorità di regolamentazione antitrust dell'Unione Europea sta interrogando i competitors e i clienti di Microsoft sul suo business cloud e sugli accordi di licenza secondo un questionario che è stato visionato da Reuters. In una mossa che potrebbe portare a un'indagine formale ed a un rinnovato controllo della società di software statunitense. La Commissione europea ha multato Microsoft per un totale di 1,6 miliardi di euro nel decennio precedente per aver violato le norme antitrust dell'Unione europea e per non aver rispettato il suo ordine di fermare queste pratiche anticoncorrenziali. La società si è trovata nuovamente nel mirino dell'autorità europea della concorrenza dopo che il fornitore di software tedesco Nextcloud e anche la francese OVH Cloud e anche altre due società hanno presentato reclami sulle pratiche cloud di Microsoft. La commissione ha informazioni secondo cui Microsoft potrebbe utilizzare la sua posizione potenzialmente dominante in alcuni mercati del software per precludere la concorrenza su determinati servizi di cloud computing, a meno secondo quello che afferma questo questionario. Le autorità di regolamentazione hanno chiesto se i termini degli accordi di licenza di Microsoft con i fornitori di servizi di cloud consentano ai rivali di competere in maniera efficace. La terza notizia riguarda Coca-Cola, che dovrebbe acquistare Monster Beverage secondo l'analista del Guggenheim, Lauren Grandet. Un tale accordo ora ha più senso, ha scritto l'analista, aumentando l'obiettivo del prezzo della Coca-Cola a 68 dollari ad azione, mantenendo un rating di acquisto. Venerdì le azioni di Coca-Cola sono aumentate di oltre il 3%, mentre le azioni di Monster Beverage sono aumentate di oltre un 2%. Grandet ha affermato che il presidente CEO di Monster, Rodney Sachs, e il suo partner di affari, il CFO, Hilton Scholberg, dovrebbero passare il testimone a un nuovo proprietario che può guidare l'attività e il marchio che hanno creato a un altro livello. Pensiamo che sia giunto il momento perché riteniamo che il valore della società avrà probabilmente un rialzo limitato solo sui fondamentali a causa di un mercato statunitense più sfidato e di molteplici fonti di pressione sui margini, ha spiegato l'analista. Riteniamo che il miglior risultato per l'azienda e il marchio sarebbe appunto l'acquisizione da parte di Coca-Cola, che già ne possiede un corposo 19% circa, aggiunto. Andiamo invece a parlare di numeri che anche questa settimana sembrano positivi, ma che hanno avuto punti di sconforto che
hanno quasi appiattito le performance. Un solo indice americano ha chiuso con delle performance negative, con il migliore del lotto però essere l'indice tecnologico, il Nasdaq, che chiude la settimana a un più 0,65%, seguito dal Russell 2000 che chiude a un più 0,27%, mentre S&P 500 chiude la settimana praticamente in pari con un più 0,06% positivo. Unico indice negativo il Dow Jones che chiude quasi in parità con un meno 0,12%. Questa settimana fra gli indici peggiori mondiali è da notare sicuramente la deprimente performance del CSE All Share dello Sri Lanka che chiude con un quasi meno 19%, seguito a lunga distanza dal Nikkei giapponese con un meno 1,72% e dal TA35 israeliano con un meno 0,75%. Gli indici migliori sono quelli russi, con RTSI che chiude con un più 24,58% e il MOEX con un più 11,09%. Da notare anche la stupenda performance dell'indice OMXC25 danese con un più 4,5% e il Karachi 100 pakistano con un più 3,68%. Quasi tutti indici positivi in Europa con il nostro FTSE MIB che chiude la settimana a un più 2,46%. Per quanto riguarda invece i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche questa settimana ha offerto spunti interessanti, anche se in alcuni settori, come la settimana precedente tra l'altro, hanno dato delle perdite a doppia cifra. E in particolare i settori rossi sono guidati in negativo dalle infrastrutture che continuano una scia pessima iniziata la settimana precedente a questa appena conclusa, aggiungendo al meno 19,4% dalla settimana precedente un altro meno 16,7%, poi il settore bancario con un meno 5,7% e il settore dei trasporti con un meno 4,8%. I settori a segno positivo sono guidati dal settore dell'healthcare e dell'auto, entrambi con un più 5,9% e delle utilities dell'acqua con un più 5,7%. Anche un'ottima performance dal settore delle telecomunicazioni che ha chiuso la settimana con un egregio più 5,3%. Passiamo al mondo cripto che ad oggi, sabato 2 aprile, giorno in cui sto registrando questo video, continua a fornire prestazioni positive facendo sorridere gli amanti di questa asset class con un sorriso a 150 denti. Se andiamo a parlare dell'indice Total Stock Market inclusivo di Bitcoin, alla data di oggi 2 aprile si registra una prestazione positiva del più 8,75%. Coin ad alta capitalizzazione che vanno alla grande, con Solana che sta vicino al più 34%, Terra al più 20% e Avalanche che sfiora un più 19%. La regina Bitcoin viaggia attorno al più 4,8%, mentre sua moglie, l'Ethereum, si trova al momento più 11% circa netto. Interessante anche la performance di VeChain, che al momento della registrazione è un più 44%. Bene, eccoci arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati per la scorsa settimana. Dove ci porterà il futuro? I mercati e i rendimenti? Con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo sempre di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi e dove vogliono portarci domani. Spero che questo contenuto sia come sempre stato apprezzato e di gradimento e se così fosse, per favore lascia un commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube ma anche per la mia soddisfazione personale. Inoltre, se sei nuovo su questo canale ti consiglio di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Buonanotte mercati, torna lunedì prossimo come ogni lunedì e noi invece ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!